2 giugno 1946, l'istituzione della Repubblica, il primo voto democratico dopo 20 anni, il primo voto per le donne. 2 giugno 2020. Molto spesso negli anni scorsi il 2 giugno è stato celebrato in qualche modo in modo rituale. Quest'anno la situazione è molto diversa, perché l'Italia conosce una prova economica, sociale, morale, se vogliamo, che si può paragonare solo a quella subita proprio nella Seconda Guerra Mondiale, cioè proprio appena prima del 2 giugno 1946. L'AICI, l'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane, rappresenta fondazioni e istituti di tutta la cultura della Repubblica, cioè di tutti i filoni ideali e culturali che hanno dato vita al pensiero dei costituenti e quindi poi alla Costituzione della Repubblica Italiana. E infatti sotto il patrocinio dell'AICI che abbiamo voluto un preludio alla Costituente, un volume collettaneo che sarà tra poco addirittura ristampato, proprio per dimostrare e per sottolineare ai giovani qual è stato il patrimonio di lotte, di sacrifici e di elaborazioni che c'è stata dietro la Costituzione della nostra Repubblica. Ma oggi qual è il senso di una rinnovata coesione delle culture, dei filoni politici ideali che hanno dato vita alla Repubblica? Deve essere il senso della capacità di poter riunificare, unificare le nostre cittadine e i nostri cittadini nello sforzo di una ripresa che sia equa, che sia giusta, sia efficiente. Da questo punto di vista, proprio i valori che stanno dietro alla Repubblica e alla Costituzione che la regge sono forse la bussola, il punto di vista che ci deve in qualche modo guidare, perché sono i valori che dicono la Repubblica è per affermare i diritti di libertà, per affermare i diritti sociali delle cittadine e dei cittadini, per garantire un quadro di pace, di giustizia e di libertà. Questo quadro motivò i nostri padri o nonni a ricostruire un paese distrutto nel 1946 con le istituzioni della Repubblica Italiana. Li motivò fortemente, dette quello slancio morale, personale, politico, ma anche collettivo, ma ideale, che consentì all'Italia, che era uscita a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale, sia moralmente che istituzionalmente, che politicamente, che economicamente, di potersi ripresentare con forza, con autorevolezza e con energia nel contesto dei grandi paesi europei e quindi poi di concorrere autorevolmente alla costruzione dell'Unione Europea. Oggi noi dobbiamo ritrovare questo stesso spirito in qualche modo costituente a livello italiano, costituente a livello europeo. È chiaro che abbiamo bisogno di un quadro europeo per poter trovare le risorse e trovare le necessarie interrelazioni economiche per la nostra ripresa. Ma è chiaro altresì che si tratta finalmente di fare uno scatto in avanti per la nostra Repubblica. Come si fa ad andare avanti con una evasione fiscale che paralizza la nostra situazione economica? Come si fa ad andare avanti con sacche di criminalità organizzata che bloccano il progresso economico e sociale di intere regioni? In questa pandemia fortunatamente il Mezzogiorno è stato colpito meno, però oggi abbiamo veramente bisogno di una spinta anche per lo stesso Mezzogiorno se non vogliamo che l'Italia nel suo complesso e il Sud in particolare non ritornino nemmeno ai livelli del 2007-2008. Ecco perché ricordare la Repubblica, ricordare il suo avvento, ricordare questa emancipazione, questa autodeterminazione delle cittadine e dei cittadini italiani che portò alla Repubblica non è qualcosa di retorico, è qualcosa di attuale e deve essere qualcosa di unificante. E l'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane non è solo un cartello delle fondazioni e degli istituti, ma è una cornice in cui ciascuna fondazione e ciascun istituto possa dare un contributo del proprio filone ideale in un quadro più generale, in un quadro di una Repubblica italiana che attraverso la recovery, attraverso la ripresa dopo la pandemia del Covid-19, affermi con forza i suoi ideali di libertà e di giustizia.